Ecco in questa seconda parte dei riassunti dei film della DreamWorks, ovvero riassunti di tutti i film, tranne i sequel, i spin-off e simili, che sono stati prodotti dalla DreamWorks Animation. Kung Fu Panda. Nell'antichissima Cina ci sono cinque cicloni, cinque personaggi potentissimi che difendono la valle da qualsiasi avversità. E un giorno ecco che uno di loro deve essere selezionato per essere il guerriero dragone. Una sorta di erede che ci dovrà salvare tutti quanti quando arriverà la prossima grande minaccia. Ecco che accade il colpo di scena e viene scelto un tizio che non c'entra assolutamente nulla con questi cinque cicloni, un tizio che è una persona qualsiasi che ha un panda e che non ha mai imparato a combattere, non sa nemmeno da dove si parte a combattere, che è semplicemente uno sciocco, lazzarone, mangione, ignorante che sì, ok, è voglioso, è intenzionato a far parte di questa cosa, ma non sembra esattamente che sia qualcosa che fa per lui. Mostri contro alieni racconta la storia di questa bellissima donna che ha una bellissima vita e tutto quanto va bene. Finché un giorno, il giorno del suo matrimonio, non cade un meteorite ed ecco che lei si ritrova a diventare ginormica, gigantessa, altissima, e scopre che ora lei non è più un essere umano, non ha più diritti da essere umano perché non ha più i requisiti per essere un essere umano. E quindi gli Stati Uniti decidono di rinchiuderla all'interno di questa Area 51, dove resta rinchiusa con un sacco di altri mostri, negata di qualsiasi diritto. Finché a un certo punto non salterà fuori che in realtà effettivamente c'è un utilizzo per queste non persone senza diritti. Possono essere usate come armi, specie in caso di un'invasione aliena. Dragon Trainer. Ci troviamo in mezzo ai popoli vichinghi, su questa piccola isola fastidiosa che viene continuamente attaccata dalle solite invasioni di draghi. Draghi che rapiscono il bestiame, che bruciano le case e per questo vengono abbattuti in continuazione da tutti i grandi vichinghi tranne uno, Hiccup. Hiccup è questo ragazzino così sfortunato e gracile e deboluccio che proprio non ce la fa a essere utile alla sua popolazione, finisce per essere lo sfigato del villaggio. Finché un giorno, finalmente, non riesce quasi per caso a colpire uno dei draghi più pericolosi di tutti, una furia buia. E così deve finalmente trovare il coraggio di prenderlo, pugnalarlo e portare il cuore al suo villaggio per dimostrare che lo ha sconfitto. Nonostante in questo film ci sia comunque una certa quantità di colpi di scena e di scene molto violente, sappiate che non ce la farà, il suo piano andrà un tantino storto. Megamind. In un periodo in cui noi tutti quanti guardiamo film sui supereroi, era ovvio che prima o poi dovesse saltare fuori un film come Megamind, che racconta invece la storia di un supercattivo. Ovvero, seguiamo la storia di questo supereroe dal punto di vista del supercattivo, rispondendo a una domanda molto, molto semplice. Abbiamo un supercattivo, abbiamo un supereroe, abbiamo il supercattivo che ha dei piani molto malvagi e abbiamo un supereroe che ha dei piani molto positivi. Che cosa succederebbe se un giorno il supercattivo vincesse e basta? Perché è questo che succede nel film. Le cinque leggende. Film estremamente adorato dal pubblico, ma non è stato questo gran successo al botteghino. Racconta la storia delle cinque leggende. Forse conoscerete di sicuro Babbo Natale, che però qui è un uomo che si tatua i bambini buoni o cattivi sulle mani destra e sinistra, ed è un uomo forte, sicuro e per certi versi quasi spaventoso e russo. O il coniglio di Pasqua, che è questo figo che è diventato al centro di ogni furry ed è australiano. O la fatina dei denti, o il lumino dei sogni, o appunto Jack Frost, noto anche come Jack Brina, ovvero questo personaggio che, secondo la leggenda, porta il ghiaccio e la neve in giro per il mondo ogni inverno. Ebbene, queste cinque leggende dovranno essere riunite quando l'uomo nero deciderà di iniziare a attaccare i bambini e far capire loro che il mondo è reale. Le cinque leggende non esistono e che in realtà devono affrontare le cose così come sono. I Croods. Ci fu un'epoca in cui l'uomo viveva nelle caverne e le famiglie si stringevano nelle caverne. E poi morirono tutte, una dopo l'altra. E quando l'ultima famiglia, i Cruz, continua a sopravvivere con quel poco cibo che riesce a trovare, ecco che ormai sono tutti quanti sull'orlo della disperazione. O meglio, in realtà non è che ci vivono poi così male, sono convinti che non ci sia nient'altro di bello nel mondo, tranne una, tranne la figlia, che ancora sogna
che ci sia qualcosa là fuori. Ed ecco che arriva il loro turno di schiattare, e con una serie di terribili terremoti e frane e simili, anche la loro grotta viene distrutta e devono riuscire a trovare il modo di sopravvivere. Ma c'è qualcosa che loro non hanno previsto, che avrebbero dovuto conoscere: il progresso. Turbo! Questa è la storia di una lumaca che vuole partecipare al Gran Premio con le Ferrari e le macchine da corsa. Sì. Si tratta di una lumaca che nasce e cresce in un giardino, come tutte le lumache è lenta, fa una vita di lentezza, e tutto diventa ancora più interessante quando, grazie a una sorta di magia, ci riesce. Magicamente può iniziare a correre come farebbe un'auto. Mr. Peabody e Sherman. Mr. Peabody è un cane, ma non è un cane qualsiasi. È uno dei cani più intelligenti che abbiano mai toccato il nostro mondo. Un cane che da piccolo leggeva Platone. Un cane che è incredibile, che vive nel suo grandissimo attico a New York. E ha un figlio. Un figlio che lui ha legalmente adottato. Sherman. Il problema è che, nonostante Peabody sia uno degli uomini più intelligenti mai esistiti, è giusto che Sherman debba andare a scuola con tutti gli altri bambini. Ma quando inizia ad andare a scuola, ecco che iniziano i problemi, e si inizia a mettere in dubbio che un cane possa crescere un bambino, perché un cane non è una famiglia. Ah, e comunque in questo film ci sono anche i viaggi nel tempo. Home, a casa. Quando un gruppo di alieni decide di invadere la Terra, decide di farlo con grande gentilezza, perché sarebbe orribile invaderci in modo negativo. E quindi tutti quanti questi alieni iniziano a sostituire gli esseri umani nelle loro case. E teletrasportando, buttando via gli umani che chissà dove vanno a finire. È il caso per esempio della madre di questa bambina, che così, a causa degli alieni, deve riuscire a ritrovare la propria madre, che chissà dove è stata gettata mentre gli alieni occupavano casa sua. E sarà molto molto inquietante quando la bambina dovrà iniziare a trovare il modo di comunicare con uno di questi alieni, e dovranno affrontare un viaggio insieme, quando uno è l'invasore e l'altra è l'invasa. Trolls! Il giorno del trollstizio è uno dei giorni più belli che si siano mai visti. Perché? Perché si possono mangiare i troll. I troll sono l'essenza della felicità. Sono queste creaturine minuscole e estremamente colorate. E se non le mangi, non puoi essere felice. È così che questo povero principino cresce nella convinzione che nulla sarà mai bello nella sua vita, e che tutto andrà nel verso sbagliato, quando scopre che i troll ormai non esistono più. Sono fuggiti chissà dove, nessuno sa che fine abbiano fatto, e lui, fin da quando era piccolo, non ha mai avuto l'opportunità di mangiarne uno, e quindi non potrà mai più essere felice. Peccato che a un certo punto i troll verranno ritrovati, e qui sarà una missione da parte di troll, quella di riuscire a, salvare il proprio popolo. Baby Boss. Uno dei traumi che quasi tutti i bambini devono affrontare nel corso della loro vita è quello dello scoprire che i genitori possono avere altri figli. È così che arriva questo piccolo fratellino per il nostro protagonista, che però ha un piccolo piccolo problema. È molto sospetto. E quando il fratellino cerca di convincere che il più piccolo, il neonato appena arrivato, in realtà ha dei piani malefici, i genitori non gli credono. Cioè, io sono un neonato, che cosa vuoi che faccia? Peccato che in realtà sia chiaramente una persona malintenzionata. Quel neonato ci ucciderà tutti, ci ucciderà tutti. Capitan Mutanda. Con un nome del genere non potete pensare altro che sia un film estremamente comico, ilare e dall'incredibile comicità. Beh, perché questa comicità è stata pensata da due bambini che sono un attimino scapestrati e non si comportano molto bene a scuola. In particolare c'è il preside che li odia, e li odia ancora di più quando loro disegnano questo fumetto idiota che parla di un certo Capitan Mutanda che fa cose stupidissime. Peccato che, dopo un terribile incidente, il preside si autoconvince che Capitan Mutanda sia reale e che lui sia Capitan Mutanda. Il piccolo Yeti. La storia di questa piccola ragazzina di Singapore che trova uno Yeti sul tetto di casa sua e che capisce che deve riportarlo all'Himalaya. Solo che questo significa attraversare tutta quanta l'Asia in un viaggio praticamente impossibile. Ma forse ne varrà la pena. Attualmente sono questi tutti quanti i film DreamWorks usciti. Qual è il vostro preferito? E qual è il vostro schiferito? Qual è quello che vi piace di meno? Voglio vedervi discutere e litigare nei commenti. Ma io voglio proprio vedervi litigare nei commenti, perché io sono sicuro che tutti quanti saranno in disaccordo su ciò che sta facendo la DreamWorks negli ultimi anni e lo stile che ha preso.